chiesa matrice di Martano è un antico edificio di rito greco, ricostruito nel 1596, secondo quanto riportato sul portale d'ingresso. La sua barocca bellezza è testimonianza della grande perizia di maestri neretini, valenti scalpellini locali dediti alla lavorazione della pietra leccese. L'interno della chiesa, a croce latina con tre navate, è molto raffinato, con un soffitto ligneo del Settecento. Qui si può ammirare la complessità e la bellezza del barocco del XVII e XVIII secolo e opere pittoriche di notevole pregio artistico. La Chiesa dell'Immacolata, conosciuta anche come Chiesa della Congrega, è una costruzione barocca della seconda metà del XVII secolo. L'interno è a navata unica e rettangolare, con copertura a volta, decorata con stucchi e pitture a motivi floreali di notevole impatto visivo. Queste raffigurazioni di rara bellezza confluiscono nel sontuoso altare centrale, straripante di disegni barocchi. Lungo la Traiana Calabra, o Via Vecchia Lecce, vi è una piccola chiesa rurale dedicata alla Madonna Assunta, realizzata nel 1727 dai maestri Margoleo. Il prospetto è caratterizzato da un alto frontone finemente scolpito e sormontato dalla statua della Vergine in pietra leccese. Di pregevole fattura architettonica e stilistica è il cimitero monumentale di Martano. Al suo interno, pregevoli cappelle private, risalenti tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo, ingentiliscono il luogo di eterno riposo. Di assoluto rilievo architettonico è la Cappella della Madonna degli Angeli, risalente al 1721.